Campionato italiano degli Under 23 a Felino si decide con una volata a 9 corridori, presenti i principali favoriti della vigilia, emersi nel finale. E l'epilogo è un film già visto 4 volte in questa stagione, Andrea Zordan della ZAF, che batte Davide Villella del team Colpack. Ma questa volta il guizzo del 23enne vicentino di Albavilla è speciale, vale la maglia tricolore, la seconda in carriera dopo quella degli juniores nel 2009 a Imola. E con questo successo sono ora 6 nella stagione. Zordan conferma la sua leadership di categoria e legittima il proprio passaggio al professionismo che avverrà nel 2014, dopo uno stage estivo con l'Androni Venezuela. Al via si presentano 173 atleti con i migliori talenti e le migliori formazioni del nostro ciclismo, pronti a darsi battaglia. E Felino li accoglie con una grande festa. Dopo una prima fase tranquilla, nelle prime tornate si registra qualche allungo, ma nulla di davvero importante. La fuga più rilevante della giornata è promossa da 14 corridori. Sono Ricciputi, Moser, Draperi, Amici, Azzolini, Guerrini, Pastorino, Frapporti, Malucelli, Mitrofan, Bresciani, Cazzola, Cardinali e Giorni. Toccano un vantaggio massimo di 2 minuti e 30 secondi che piano piano si assottiglia quando iniziano i 5 giri finali di 15 km l'uno che prevedono la salita di Barbiano da affrontare ad ogni passaggio. Al chilometro 100, Berlato della ZALF si butta all'inseguimento dei battistrada, ma durante la seconda ascesa a Barbiano il gruppo accelera perentoriamente sotto la spinta degli uomini della Colpack. Gli ultimi a cedere sono Cardinali e Pastorino, poi il gruppo torna compatto al chilometro 124. Il primo dei favoriti a rompere gli indugi è Bettiol della Mastro Marco, che allunga sul terzo GPM insieme a Senni della Colpack. Poi raggiunti da altri corridori, davanti la situazione è molto fluida e allora parte il contrattacco dell'emiliano Luca Cingi della Malmantile, che se ne va prima da solo e poi in compagnia degli urifilosi della Viris. Ma il gruppo torna compatto proprio ai piedi dell'ultima salita, è il momento decisivo, scatta Sterbini che si porta dietro Formolo di Luca Villella e Conti. Su di loro rientrano in seconda battuta anche Zordan, Tognatti, Bettiol e Sedaboni, sono i 9 che vanno a contendersi il successo in volata. Testa a testa tra Zordan e Villella, con il vicentino che resiste davanti e vince. Secondo Villella, terzo Bettiol, poi Formolo di Luca Sterbini, Sedaboni, Tognatti e più indietro Conti. Questa la gioia di Zordan. Ma è una stagione sicuramente da incorniciare, si è fatto un grande lavoro dall'inverno, e tanti sacrifici, tanti giorni posso dire tra virgolette via da casa e... Anche oggi una squadra fantastica, tutti i miei ragazzi a disposizione, sono andati in fuga, hanno chiuso e poi mi hanno anche tirato la volata. Devo sicuramente ringraziare loro, e tutti gli sponsor, i fratelli Lucchetta, Gidio Fior e i miei direttori sportivi Luciano Rui e Gianni Faresin che mi seguono, posso dire, 5 giorni su 7 infrasettimana, quindi... Senza di loro penso che un risultato così non si sarebbe mai potuto agguantare.